studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Da oggi a Siderno, da Ciccio Diano, scoppia la bomba dei saldi per tutto il mese di febbraio su tutte le scarpe da donna, uomo e bambini, esclusivamente linee comode e tante pelletterie a prezzi mai visti. Venite a vedere per credere. Vi aspettiamo al centro storico di Siderno Marina. Ciccio Diano Calzature. Ciccio Diano comunica la nuova apertura a Roccella Ionica. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te. Bergotto. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria, a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Parisi Fashion si rinnova e cambia sede. Ci trovi a Siderno in Corso Vittorio Emanuele numero 22. Da noi troverai le migliori marche, la camiceria di Mastai Ferretti, ma anche gli accessori di Catcherson e La Martina, la giubbotteria di Canadins, Alghero Martini, Siviglia, US Polo, Desigual, My Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallesi, Parisi Fashion, Corso Vittorio Emanuele numero 22 a Siderno. Sbocciano gli sconti dal 3 al 30 aprile a Gioiosa Ionica al vivaio La Rosa Giuseppe, azienda che con la sua tradizione tramandata dal 2008 oggi è leader nel vivaismo, situata nel cuore della Vallata del Torbido a Gioiosa Ionica, all'uscita dalla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Propone una serie di piante ornamentali, piante da frutto e piante di ulivo secolari. Il vivaio La Rosa poi ti accompagna nel post vendita con i suoi servizi: impianti di irrigazione automatizzati, manutenzione del verde, progettazione e realizzazione
realizzazione di giardini e terrazze, noleggio piante per eventi. Vieni a visitarci dal 3 al 30 aprile. Fiori e piante. È in festa con favolosi sconti. La Rosa Giuseppe. Il verde, la nostra passione. Appuntamento del weekend, ben ritrovati a tutti, rassegna stampa in diretta, è sabato 24 marzo, tante notizie quest'oggi, la politica a dominare, il varo del nuovo governo, si va verso un governo Movimento 5 Stelle Lega, oggi round decisivi a Montecitorio, ma si parla anche della nuova giunta regionale calabrese, sembra che si va verso una giunta tecnica, tutte le novità tra poco all'interno dei quotidiani calabresi, ma in primo piano anche il maltempo, le mareggiate che hanno colpito il terreno cosentino, i sindaci che chiedono lo stato di calamità e naturalmente il weekend delle palme, si avvicina anche la Santa Pasqua, i riti in tutta la provincia, sentitissimi soprattutto quelli di Caulonia e poi lo sport. Ieri sera l'impegno della nostra nazionale di calcio, 2-0 con l'Argentina, dunque sconfitta per la squadra di Di Biagio, nella ripresa si è visto qualcosa di buono, il nuovo corso inizia però con una sconfitta. Questo è tantissimo altro nel corso della rassegna stampa di oggi che inizia subito con le prime pagine. Vediamo l'apertura che riserva Gazzetta del Sud. Verso un governo Movimento 5 Stelle Lega, vedete c'è ancora il punto interrogativo, veramente ancora tanto da lavorare per il varo di questo nuovo governo. Oggi round decisivo a Palazzo Madama e a Montecitorio, riflettori su Salvini e Di Maio. Presidenze delle Camere, al Senato il carroccio vota la Bernini, Berlusconi che insiste su Romani, quali rotta. Andiamo subito al taglio alto, i titoli sottotestata, sono tante le notizie, iniziamo da Reggio, acqua, la procura indaga per interruzione di servizio, nominati due consulenti per la crisi di inizio 2017. Gioiosa Ionica per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, carcere duro per le boss ieri no, Maniglia e poi a fianco Reggio, il museo apre le porte alla Bibbia ebraica. Andiamo avanti subito di spalla con gli occhielli di Reggio e provincia. Vacche Sagre, duro colpo a un simbolo delle Endrine a Reggio. Invece a Scilla, ricordiamo lo scioglimento del Consiglio Comunale avvenuto qualche giorno fa, quella firma di Minniti. Ancora dalla Piana, cinque frondi, risolta la crisi, Conia nomina in giunta anche Loria e Porretta. E attenzione, per questa notte si va avanti con l'orario, l'ora legale arriva, tornerà stanotte, lancette avanti di un'ora. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud, andiamo subito ad occuparci di quotidiano del Sud edizione di Reggio Calabria. Lo dicevamo, il maltempo, le mareggiate che hanno colpito il terreno cosentino, i sindaci in azione, vertice di 8 primi cittadini del terreno cosentino sull'emergenza che prosegue, attivato il contratto di costa per quantificare i danni e fare le richieste alla Regione Calabria. Ruspe comunque già in azione sul litorale ferito. Autorità idrica, qui appare Sergio
Giorgio Abramo, che è sindaco della città di Catanzaro, basta con la demagogia, servono i conti. Sarà chiamato a presiedere l'assemblea dei 40. E poi Paola, galleria già al lavoro sulle rotaie per la messa in sicurezza. In molti punti mancano gli ancoraggi. Poi ci sono due occhielli, li andiamo subito a leggere. Reggio Calabria, si parla di vacche sagre, al via l'operazione per abbattere la simbologia mafiosa. In poco tempo catturati 13 animali. Invece a Vibo, nuovo ospedale, finalmente l'approvazione dei progetti. La regione ad aprile i cantieri. Taglio basso, Reggio, angelo tutelare, al via il restauro e ancora i lavori attraverso il sistema del cantiere aperto, così i cittadini potranno seguirli. La statua è eretta nel 1637, dal 1960 nel piazzale davanti alla chiesa di San Giorgio al Corso a Reggio Calabria. E ancora, vedete, stanotte torna l'ora legale, spostare le lancette avanti di un'ora, ce lo ricorda anche il quotidiano del Sud. Lasciamo anche la seconda testata calabrese che abbiamo analizzato attraverso la prima pagina, il nostro portale www.telemia.it, sempre aggiornato con le ultimissime anche qui. 'Ndrangheta, prefetto di Reggio, dunque per quanto riguarda la vicenda delle vacche sagre, questa l'apertura. Poi direttamente in bacheca, il primo giorno dei calabresi invece in Parlamento, ieri sera un'altra puntata seguitissima di Linea Aperta per parlare proprio del dopovoto del 4 marzo. E poi a fianco, vedete, Berlusconi, la Lega rompe la coalizione, vuole governo con il Movimento 5 Stelle. Stazione spaziale cinese in caduta su Italia, una probabilità su 300.000, intercettazioni, capi procure, troppe lacune, rinviare la riforma. Ancora avanti, perché parliamo di sport, si rinforza il Roccella in vista del rush finale del campionato. Ecco un nuovo innesso, si tratta di Duconzo, che è stato già presentato ieri dalla dirigenza. Ecco il nuovo arrivato insieme al presidente Messiti. A Cilocri 1909, gli auguri di Alfonso Passafaro, ex assessore nella giunta calabrese, ma anche una nota di precisazione da parte di Alfonso Passafaro che appare in questa foto. Ieri lo dicevamo, il primo giorno dei calabresi in Parlamento, faremo il punto poi all'interno dei quotidiani calabresi. Per la politica, Berlusconi, la Lega rompe la coalizione, vuol governo col Movimento 5 Stelle. Non ci sono altre notizie importanti, almeno per il momento, sul nostro portale, che terremo d'occhio da qui alla fine per aggiornamenti. Vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemia in diretta. Siamo in diretta anche su Facebook per tutto il mondo, migliaia di persone ci seguono abitualmente, grazie perché preferite il nostro canale con la nostra edicola digitale. La prima parte questa mattina la apriamo con Gazzetta del Sud, perché andiamo a fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la politica, e poi ci occuperemo naturalmente dei temi locali con Provincia, Locride e Piana. Andiamo con ordine subito l'apertura delle pagine regionali Calabria, ecco la regione tra burocrazia e politica. Andiamo a dare subito uno sguardo. Il retroscena del vertice di maggioranza che ha stigmatizzato il fossato tra eletti e macchina interna. Si attende la nuova giunta, naturalmente sembra che dovrebbe essere tecnica quella che ha già preannunciato il governatore calabrese Oliveri. I consiglieri non dovranno essere coinvolti in alcun modo nella nuova giunta. Vedete alcuni big della politica regionale: Antonio Viscomi, Carlo Guccione, Giuseppe Giudice Andrea, Mauro Dacri, l'ex assessore Federica Roccisano, poi Carmela Barbalace, Giuseppe Aieta e Giovanni Nucera. E ancora le dimissioni a metà del direttore generale Bruno Zito, a fine mese lascerà la direzione ad interim del Dipartimento regionale tutela della salute. Intanto la giunta adotta provvedimenti finalizzati allo sviluppo, l'esecutivo stanzia 4 milioni per gli interventi nelle aree di crisi industriale. Altre notizie nella pagina di apertura Calabria, ci spostiamo subito a Cosenza. Vedete in questa foto il governatore calabrese Mario Oliverio. Il governatore tesse abilmente la sua tela politica, pronto alla svolta il governatore calabrese, ormai libero da legacci, punta alla nomina del nuovo esecutivo. I consiglieri della coalizione si compattano in vista della fine della legislatura, ricordiamo che il prossimo anno si rinnova il Consiglio regionale della Calabria. E ancora le altre notizie per quanto riguarda Gazzetta del Sud, sempre all'interno, perché andiamo a cambiare subito argomento, ci occupiamo della vicenda Vacche Sagre. La squadra Stato ha lanciato l'offensiva vincente, primo bilancio ieri a Reggio dell'operazione che vede in campo pure specialisti venuti dal Friuli Venezia Giulia.
Il prefetto di Reggio Calabria, si legge nel sottotitolo, Michele Di Bari, colpito duramente uno dei simboli, dice, dell'Andrangheta. Siamo determinati, aggiunge ancora il prefetto, a contrastare un'intollerabile fenomenologia criminale. Andiamo subito al taglio basso, la cronaca, scarcerati e subito riarrestati i fratelli Vertinelli. Ci spostiamo a Crotone, vedete, Palmo Vertinelli, il 56enne cutrese, è imputato nell'operazione Emilia. I due imprenditori originari di Cutro sono imputati nel processo di 'Ndrangheta e Emilia. La nuova misura cautelare predisposta dal GIP reggiano per associazione mafiosa. Per quanto riguarda ancora gli altri fatti della giornata, Lamezia inflitti 5 ergastoli, la cronaca giudiziaria a dominare, il GUP distrettuale condanna gli affiliati alla cosca Giampà per il duplice omicidio Izzo Molinaro. I pentiti del clan hanno ricostruito l'esecuzione avvenuta 18 anni fa in un bar. Il pubblico ministero aveva chiesto pene da 30 a 20 anni nei confronti degli imputati. Avete condannato Aldo Notarianni. E ancora Vibo Valencia, se il diritto allo studio resta solo sulla carta, l'odissea di una ragazza cieca a Vibo, nonostante una sentenza, continua a mancare l'insegnamento specializzato. Programma Erasmus Plus, l'Unical elargisce borse di studio. Andiamo a dare un'occhiata a questa notizia, arriva da Cosenza, ben 229 immatricolati potranno formarsi anche all'estero. La governance dell'Ateneo ha potenziato anche la dotazione economica, vedete il rettore dell'Unical di Cosenza, Gino Crisci, in questa foto. Ok, per quanto riguarda i temi che riguardano la cronaca di Reggio, sul nostro portale ancora crisi idrica, la procura nomina due consulenti, vedete la notizia che domina in apertura, la devastante e continuata carenza di acqua all'inizio dello scorso anno finì in un esposto presentato dall'associazione consumatori. I tecnici provenienti da Messina dovranno verificare se vi è stata un'interruzione di pubblico servizio. La crisi idrica dunque che è imperversa, entro 3 mesi sarà consegnata intanto una dettagliata relazione su quanto successo. Per quanto riguarda le altre notizie, abbandono di rifiuti, prime multe salate, ma gli incivili resistono. Il comune di Reggio Calabria alle prese con il triste fenomeno che comporta spese e tempo per ripulire le zone deturpate. Ad Arghillà di Reggio rimossa quasi tutta la spazzatura, ma l'aria ancora sporca. Vedete prima e dopo la zona strapiena di spazzatura e poi come si presenta dopo la pulizia. Situazione sempre difficile malgrado le prime multe salate. E noi lasciamo la pagina di Reggio e andiamo subito ad occuparci di quelle che sono le altre notizie, perché apriamo la ricca pagina della Tirrenica prima, della Ionica subito dopo. Vediamo subito le notizie, arrivano a 5 fronti, il varo della nuova giunta per quanto riguarda la giunta Michele Conia, che prosegue il suo lavoro ormai a metà mandato. In giunta anche Loria e Porretta, vedete i nuovi volti, il vice sindaco Rocco Furiglio e i nuovi assessori Giada Porretta, Flavio Loria e Roberta Manfrida. Con loro l'unica confermata è proprio la Manfrida e il nuovo vice è Furiglio. Dunque, prima le dimissioni, poi la resa dei conti, fuori Giuseppe Longo e l'aria Partito Democratico. La rabbia intanto di Valentino, decisioni prese in segrete stanze. L'ex assessore incontrerà comunque i cittadini oggi alle 18 in Mediateca insieme a Longo e Sorbara. Uniti per il Popolo e l'ex primo cittadino Marco Cascarano, avevamo anticipato che era un teatrino, dice l'ex sindaco. E qui in questa foto Giuseppe Longo, vice sindaco revocato dal sindaco Michele Conia. Alcune notizie in brevi, la prima arriva subito da Bagnara, dal Reggino, giovedì in consiglio le nuove tariffe. Invece da Polistena, sicurezza stradale al liceo Rechichi. E ancora Gioia Tauro e Laureana di Borrello, oggi la giornata del gelato artigianale. Proseguiamo, il Tribunale della Libertà conferma, i Gioffrè non sono ndranghetisti, seminaresi trasferiti a Torino. A fianco Polistena, chiusura del plesso Belà, il comune ricorre invece al TAR. Adesso andiamo subito al comune di Palmi, mobilità volontaria, le date dei colloqui, gli ammessi concorrono a 2 posti a tempo pieno e 1 a part time. Via libera anche all'indizione delle procedure per il 2018, 5 i posti a bando. Ci andiamo ad occupare adesso dalla notizia che arriva da Polistena, la CGL alla procura verifica
verifiche all'appalto, pulizie all'ospedale di Polistena. I lavoratori hanno subito il taglio delle ore e non ricevono stipendio da diversi mesi. Vedete qui Valerio Romano, segretario della Filcams CGL di Gioia Tauro. Voltiamo pagina e rimaniamo ancora nel territorio pianigiano, perché parliamo di radiologia, che è sempre nel caos a Gioia Tauro, ma medici e direttori mancano comunque ovunque. La carenza di personale ha portato alla chiusura degli screening mammografici a Oppido Mamertina. Inefficienza dell'ASP dal punto di vista gestionale, tra i motivi del declino di servizi fondamentali. Purtroppo anche per la sanità della Piana la situazione non è delle migliori, come non lo è per l'ospedale di Locre. Noi ci spostiamo a San Ferdinando, così cambiamo decisamente argomento e ci occupiamo della Tendopoli, scuola ambulatorio costruita da volontari. Il collettivo Mamadou di Boadal Bozzano in Calabria per l'assemblaggio. E poi ancora, vedete Rosarno, lavori sul metramo, aggiudicata la gara, intervento finanziario della Regione Calabria con 361.000 euro. L'appalto è stato effettuato per conto del consorzio di bonifica Tirreno Regino. E poi Rosarno, prostituzione e affitti in nero, blitz da parte dei vigili. Altre due notizie arrivano dalla Piana nel taglio basso, le andiamo a scoprire insieme. Assolto dopo 7 anni l'imprenditore pisano, la cronaca giudiziaria, era stato accusato di violenza privata da un concorrente. Poi a Candidoni, nascosti nel casolare due fucili e munizioni, arrestati dai carabinieri Domenico Delle Stelle e Domenico Cuppari. Adesso è il momento di occuparci dei temi che riguardano subito la Ionica. Iniziamo con i temi del comprensorio, il bergamotto in tutte le chiese. Locri, il tradizionale dono della diocesi, inviato alle sedi vescovili d'Italia e non solo. Monsignor Oliva, che è il vescovo della diocesi di Locri Gerace, afferma: il suo profumo ingentilirà le messe del giovedì santo, un segno delle cose positive che la Calabria sa produrre a fronte delle tante negative. Vedete la conferenza stampa in diocesi con la presenza del vescovo della diocesi, Monsignor Francesco Oliva. Proseguiamo, Melito Portosalvo, il comune ammesso come parte civile. La prima udienza in ubiquitas preliminare, la prima udienza del processo a 17 presunti assenteisti, e qui vedete il municipio, tutti gli indagati sono stati riammessi comunque in servizio da poco. Aria grecanica, primi cittadini in tre nel consiglio dell'autorità idrica su Raci, Montebello, il sindaco di Valizzi, Scerbe, Russo, sindaco di San Lorenzo. E poi si parla ancora del precetto pasquale celebrato per i presidi delle forze dell'ordine, l'omelia del presole in cattedrale a Locri. Gratitudine, dice, per il lavoro che svolgete al servizio della collettività. Vedete la Santa Messa, Monsignor Oliva con i rappresentanti delle forze dell'ordine. Saline ioniche da arte antica, il tombolo e il ricamo spiegati nelle scuole. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Pannella Vallauri di Reggio Calabria. E poi a Condofuri oggi l'assemblea. Il Partito Democratico elegge il segretario. Andiamo ad occuparci ancora di comprensorio adesso. Rifiuti, arriva la svolta storica a settembre, la differenziata. Locri, l'annuncio in conferenza stampa di Calabrese e del vice sindaco Sainato. Il sindaco afferma: un atto dovuto alla città, partirà con la prossima giunta. A breve inoltre partiranno i lavori della nuova isola ecologica di Contrada Licino. Porta a porta affidato per 24-36 mesi i dettagli del bando di prossima emanazione, spiegati dal vice sindaco. Vedete qui in questa foto Raffaele Sainato insieme agli altri componenti della giunta guidata dal sindaco Giovanni Calabrese. Notizie in breve: benestare colombiani, nuova misura per Mammoliti. E poi Siderno, il PD sulla nomina di Laura Rullo, eccola la giovane in questa foto. Il circolo del Partito Democratico ha espresso piena soddisfazione per la nomina della dottoressa Laura Rullo, componente del direttivo e a vicepresidente della commissione pari opportunità del comune. E ancora Siderno, premio di poesia bandito dal volo. Per quanto riguarda ancora Siderno, il libro dell'Armeni, le streghe volanti combatterono i nazisti. Vedete la notizia che arriva direttamente a Siderno con tanto di foto dell'incontro che si è tenuto alla Mondadori, Maria Teresa D'Agostino e Rita Armeni in questa foto. La storia vera delle aviatrici sovietiche in una donna può
tutto. E ancora, per quanto riguarda Gazzetta, in conclusione, per quanto concerne le notizie più importanti, ci spostiamo a Caulonia. Armando Scuteri sull'argomento, misure finanziarie, la giunta chiede rinforzi. Vedete Caulonia, l'affiancamento di una società deciso per la gestione del piano di riequilibrio, non c'è personale adeguato. La minoranza intanto ironizza, costi in più, ma almeno non ci sarà il dissesto. Qui ex alleati Gagliuso e Belcastro, entrambi ancora iscritti comunque al Partito Democratico. Questa è la situazione per quanto riguarda le misure finanziarie al comune di Caulonia, che potrebbe così evitare il dissesto. Placanica, si insegnerà agli scolari a difendersi dal pericolo degli incendi. Il Gioiosano ieri no, Maniglia, come riporta Gazzetta, per 4 anni al carcere duro. Lo scrive Rocco Muscari. Il decreto del Ministero della Giustizia sul boss del narcotraffico. Il boss Gioiosano è stato arrestato nel 2011 nell'operazione Crimine 3 e nel 2014 in Ulivo 99. 66 è stato condannato a 3 anni in Ulivo 99, secondo la DDA insostituibile ruolo direzionale della Cosca. E ancora l'ex sindaca rinviata a giudizio con 2 assessori e un tecnico, la decisione del GIP su Anna Micellotta per il progetto di recupero della scuola che avrebbe dovuto essere demolita. Vedete qui Anna Micellotta, il processo all'ex sindaca inizierà il prossimo 8 maggio. Andiamo avanti, un'altra notizia arriva da Roccella, mettetevi nei panni del ciberbullizzato, vedete questo virgolettato, interessante incontro quello che si è tenuto a Roccella, il monito dei relatori ai ragazzi della Coluccio Filocamo. Le parole fanno più male delle botte, scrisse la 14enne Carolina Picchio, morta suicida. Qui un momento dell'iniziativa che si è tenuta dunque a Roccella, al convento dei Minimi. Ancora Piovaschi sulla Calabria Ionica, ma di tempo parleremo dopo. Si completa qui la prima parte della nostra rassegna stampa del weekend. Tante notizie anche all'interno del Quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Situazione politica subito e poi ci occuperemo dei temi provinciali, regionali e soprattutto dei temi locali. Il nome di Bernini scatena la bufera, vediamo come stanno andando le cose per il varo del nuovo governo. La senatrice ha rinunciato, ma in Forza Italia prende piede il timore di un'intesa Lega Movimento 5 Stelle. Oggi round finale importante per quanto riguarda quello che accadrà a Montecitorio per il voto. I leghisti la votano agli scrutini per la presidenza del Senato, Forza Italia insiste sul Romani, ma per i 5 Stelle è no secco. Vedete qui Luigi Di Maio in aula durante le votazioni per le presidenze. E ancora per Berlusconi e la fine, la coalizione si sfalda. Vedete qui il senatore Romani con Berlusconi in questa foto. E ancora il profilo da fine all'ex CAV, la fedelissima nella tempesta. Anna Maria Bernini è stata vicepresidente al Senato del gruppo forzista. Nel 2010 fu battuta da Vasco Errani alle regionali in Emilia Romagna. Per quanto riguarda la situazione politica in casa PD, schiaffo di Napolitano, troppa autoesaltazione, il volto spartiacque a favore dei tanti movimenti. Napolitano ieri al Senato. E ancora il punto, prove di larga intesa, filo diretto tra Di Maio e Salvini per un governo. Ai leghisti ministeri di peso, vedete qui Salvini al Senato ieri. Andiamo avanti, le altre notizie per quanto riguarda il Quotidiano del Sud, sempre all'interno, ci andiamo ad occupare subito del maltempo, a tenere banco, così che cambiamo decisamente argomento. Dopo quanto accaduto si guarda con molto interesse anche alla prevenzione. Mareggiate, attivate il contratto di costa. 8 sindaci in azione per quantificare i danni dei marosi, a presentare le richieste risarcitorie alla Regione Calabria. Il sindaco Di Paola, vicini a chi ha subito danni, vedete i danni sul lungomare di Cosenza, sul lungomare di diversi lungomari del territorio cosentino. In questa foto intanto sono iniziati anche i lavori, operai delle cooperative del comune al lavoro sul lungomare, soprattutto Di Paola. Le ruspe in azione su tutto il litorale del terreno cosentino. Si punta al ripristino dello stato dei luoghi danneggiati. Operai comunali e imprese private sono all'opera sin dall'altro ieri e sarà così anche in questo weekend. Per quanto concerne le notizie delle pagine Calabria, andiamo a dare un'occhiata ancora alla politica, quella tutta calabrese, vedete?
Una manina ha aiutato Forza Italia e questo è il punto di domanda. Politiche 2018, i due chiedono al Ministro della Giustizia, al CSM, di fare luce. Morrone e Graziano si dicono stupiti per la proclamazione della Tripodi. Ecco la deputata forzista Maria Tripodi. Tiene banco ancora dunque il caso Orso Marzo Tripodi. Si è chiuso formalmente a favore di Forza Italia. E poi giustizia, processo Scajoli in aula Berlusconi. Lunedì prossimo qui Silvio Berlusconi testimonierà Berlusconi sulla mancata candidatura di Matacena nel 2011. Ieri il primo giorno in Parlamento per quanto riguarda gli eletti calabresi. Più attivi sono i grillini, ma anche Magorno cede all'emozione. Self, citazioni, ancora slogan da duri e puri, l'esordio dunque dei calabresi. Qui la Nesci si fa fotografare da un collega in aula, qui il self della Orrico e ancora Francesco Sapia preferisce la foto di gruppo e qui Cannizzaro in pressing su Berlusconi. Allo studio intanto una nuova legge sulla caccia e andiamo avanti perché ci occupiamo di Reggio Calabria, abbattere la simbologia mafiosa e i risultati dell'attività sperimentale contro il fenomeno delle vacche sacre. Catturati in poco tempo 13 animali, specialisti dal Friuli per narcotizzarli. Ora si indaga su eventuali frodi dagli allevatori. E ancora enti locali dall'Unione Europea fondi per il wifi gratuito riservato ai comuni. Qui Laura Ferrara, l'appello ai sindaci della Ferrara. Fate domanda, dice. La Lamezia Terme, duplice omicidio, 5 ragazzoli, delitto Izzo Molinaro. Per quanto concerne le notizie che riguardano Paola, ci occupiamo ancora della galleria all'opera sulle rotaie, l'impermeabilizzazione della Santo Marco nelle prossime settimane. Intanto alla Regione Calabria è stato audito il direttore regionale di Trenitalia. Tecnici da 2 giorni dentro il tunnel ferroviario. Scida ha offerto garanzie sui servizi sostitutivi. Vedete l'interno della galleria ferroviaria a Santo Marco durante i lavori di realizzazione sopra i binari della tratta ferroviaria Paola Cosenza. Vibo, nuovo ospedale, progetti approvati, buone notizie, dalla prima pietra del 2004 all'inchiesta, un iter infinito sulla pelle dei cittadini. Definiti gli interventi per le opere complementari, la Regione Calabria ad aprile i cantieri. Vedete la mitica posa della prima pietra sul cantiere del 2004, è rimasta solo quella. E ancora Cosenza, la lettera, Oliverio Occhiuto, con i tuoi silenzi ci fai perdere i fondi per il nuovo ospedale. E ancora Crotone, comitato, prepara protesta alla sede ENAC di Roma, incontrate le associazioni dei calabresi, a fianco per la giudiziaria Emilia, nuovo arresto per i due imprenditori di Cutro, fuori per decorrenza di termini. E ancora nel taglio basso i calabresi li ho conosciuti al 41 bis, il racconto del pentito siciliano Spatuzza in questo servizio riportato ancora dal quotidiano. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina di Reggio che anticipa i temi anche della Locre del Stilo, una targa in comune per rifiutare l'andrangheta. A cinque fronti giunta il sindaco Conia con completa il rimpasto. L'angelo tutelare della città, avviato, lo dicevamo prima, il cantiere per il restauro dell'opera Palazzo San Giorgio dal 1960 e sul piazzale antistante alla chiesa di San Giorgio al Corso. Fu eretta nel lontano 1637. E poi ancora per la salute e benessere, focus sui disturbi d'ansia, una tavola rotonda organizzata dall'associazione BS. Andiamo avanti perché ci occupiamo prima di provincia, tra poco ci occuperemo di Locride, siamo nella parte finale della rassegna stampa del weekend. La stazione non è all'ultima fermata, a Villa San Giovanni proficuo incontro alla regione, l'impegno intanto di Siclari, da poco eletto senatore della Repubblica con Forza Italia. La struttura di Cannitello lascia il posto alla metropolitana di superficie, vedete qui Musmanno, Zito, Morgante e D'Agostino in questa foto. A Condofuri il Partito Democratico raccoglie i cocci e si appresta a celebrare il congresso. Idem esprimono gran parte della maggioranza. Montebello Ionico, le associazioni del territorio danno vita invece al coordinamento, organizzazione spontanea, delegato Fabio Zampaglione. Villa San Giovanni, Frida Kahlo in scena al Teatro Primo e siamo già alla Locride. Una targa per rifiutare la mafia. Stilo, la richiesta del consigliere Marrapodi nella seduta del Consiglio Comunale. Solidarietà per l'attentato a Vincenzo Sorgiovanni che passa all'opposizione. Vedete qui la seduta del Consiglio Comunale di Stilo. A Brancaleone Agostino Belcastro parla di tributi, acqua e rifiuti, la Commissione spiega i provvedimenti adottati. E ancora
Bergamotto in dono alle diocesi, in omaggio l'essenza dell'agrume per profumare il Sacro Crisma durante la Settimana Santa. È stato inviato in tutta Italia grazie all'iniziativa del Consorzio. Vedete il Vescovo della Diocesi di Locri, Gerace, in questa foto. Siamo in chiusura piena, completato il rimpasto di giunta, lo abbiamo detto ripetutamente in questi giorni. Dunque Michele Conia si è rimesso al lavoro, nomina vice sindaco, l'ex consigliere Rocco Furiglio delega agli assessori Giada Porretta, Flavio Loria e Roberta Manfreda. Qui il municipio di Cinque Frondi. Sembra che la crisi sia stata superata, le dimissioni sono rientrate, il presidente in pole position pare che sia Maria Annunziata d'Agostino. E qui Michele Conia pronto per questo rush finale della sua consigliatura. Rizziconi, si inizia a pensare alle candidature, il comune attende inserimento in lista degli enti che andranno alle urne, il mandato delle commissioni straordinarie volge ormai al termine e poi Rizziconi tornerà al voto. Polistana, dimensionamento scolastico, ricorso invece al TAR, Belà, il comune si rivolge al tribunale amministrativo regionale. Occhiata veloce allo sport, andiamo a dare un'occhiatina subito alla sfida della nostra nazionale, iniziata con una sconfitta, il nuovo corso targato di Biagio, la Nuova Italia inizia con un KO, vedete, prima amichevole inglese per Di Biagio, ha vinto l'Argentina 2-0, non ha giocato male però la nostra nazionale di calcio, soprattutto nella ripresa. Le calabresi, Crotone, devi essere più cinico, in questo weekend riposo per il Crotone, invece hanno giocato il Cosenza e la Regina, hanno vinto entrambi, importante il passo in avanti della Regina con l'Aezza che è stato il grande protagonista, il Catanzaro ha pareggiato, naturalmente per le calabresi un fine stagione ancora da decifrare, in quanto gli obiettivi sono ancora appesi a un filo, bisognerà naturalmente fare bene fino alla fine del torneo. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti neppure sul nostro portale per quanto riguarda il nostro sito www.telemia.it, che potete tenere d'occhio insieme alle nostre pagine Facebook per essere sempre aggiornati in tempo reale 24 ore al giorno. La rassegna stampa ritornerà puntualmente lunedì per aprire una nuova settimana di informazione. Vi ricordiamo lancette avanti di un'ora questa notte perché torna l'ora legale. A tutti voi grazie per averci seguito in questa rassegna stampa del weekend, vi auguriamo a tutti voi una serena e felice giornata. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli sconti, dal 30 al 60%. Centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela.
A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, Eco Color Doppler. Endostudio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada Riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorate in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.